Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Quesio. Sono stati 100 gli eventi nei 5 giorni di festival di Umbria Jazz Winter e si sono registrati 10.000 ingressi a pagamento ed un incasso che si aggira sui 250.000 euro. Ancora una volta, come accade ormai da 24 anni, il festival d'inverno si è confermato un appuntamento atteso da chi vuole trascorrere le vacanze di fine anno ascoltando ottima musica in una delle più belle città d'arte dell'Umbria. Sono numeri ancora importanti in una fase molto difficile per l'Umbria e il centro Italia che soffre le conseguenze del terremoto, un risultato che è stato possibile raggiungere grazie agli sforzi di più soggetti pubblici e privati, in particolare la Fondazione Umbria Jazz, la Regione dell'Umbria, Comune di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e tutti gli sponsor. Le aspettative di tanti appassionati che sono venuti nella città della Rupe per ascoltare buona musica, bere buon vino e gustare degli ottimi piatti non sono andate deluse. La 23esima edizione di Umbria Jazz Winter si è confermata all'altezza delle aspettative e pur in un momento difficile per le conseguenze del terremoto in Umbria ha confermato ancora una volta la validità della formula e l'attrattività del centro storico di Orvieto. È quanto ha dichiarato il primo cittadino della città. Desidero ringraziare le forze dell'ordine e il servizio di protezione civile, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Germani, che in questi giorni hanno garantito la sicurezza, specialmente in occasione della messa della pace in Duomo, impreziosita dai canti gospel che hanno letteralmente coinvolto quanti numerosissimi hanno partecipato a questo importante appuntamento che è stato dedicato alle popolazioni terremotate e che ha visto la presenza del sindaco di Preci. La formula di Umbria Jazz ha riscosso grande successo, ma sin da ora dobbiamo proiettarci sul traguardo della 25esima edizione, per la quale è indispensabile il coinvolgimento di tutte le componenti della società orvietana, in modo particolare delle forze economiche e produttive della nostra città, sull'esempio del Consorzio del Vino di Orvieto, che quest'anno ha sostenuto l'evento e che ha nel foyer del Teatro Mancinelli ha organizzato delle degustazioni finalizzate alla valorizzazione e promozione territoriale che hanno riscosso grandissimo apprezzamento. Nelle prossime settimane, insieme con la Fondazione Umbria Jazz, si inizierà a lavorare perché questo importante appuntamento, conclude il sindaco di Orvieto, sia all'altezza delle aspettative che Orvieto merita. Una giornata importante e significativa che quest'anno si è arricchita di significati ed emozioni ben più profondi. Il Duomo e la piazza piena all'inverosimile sono anche il risultato di un sistema della sicurezza che ha funzionato perfettamente grazie alla grande discrezione e professionalità messa in campo da parte delle forze dell'ordine e del servizio di protezione civile. L'appuntamento di venerdì 1 gennaio si è confermato come uno degli eventi di massimo richiamo della manifestazione di Umbria Jazz. Alla messa della pace hanno partecipato le massime autorità regionali a partire dalla presidente Catiuscia Marini, presente alle evento con l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Ceca, l'ambasciatore Aldo Amati, che ha riconfermato l'impegno e l'apporto ad intensificare le relazioni tra le città di Praga ed Orvieto in vista dell'evento della Fiera del Turismo in programma a Praga nel prossimo mese di febbraio, alla quale, come è noto, è stata invitata a partecipare la città di Orvieto e i suoi operatori. Non è sfuggita a nessuno, infatti, la debordante presenza di persone che all'interno della cattedrale nella piazza antistante hanno partecipato alla Santa Messa, officiata dal vescovo di Orvieto Monsignor Benedetto Tuzia e impreziosita dai canti gospel The Light of Love Gospel Singer. Si arricchisce la rete del soccorso sanitario umbro grazie al protocollo operativo tra la centrale unica regionale del 118 e il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute, alla coesione sociale e al welfare Luca Barberini, in attuazione della convenzione tra Regione Umbria e SASU, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie a questo accordo, definito dopo una fase di sperimentazione che ha preso avvio nel 2015, il SASU assicurerà interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario di persone infortunate in un ambiente montano, ipogeo e in ogni luogo impervio del territorio regionale attraverso l'impiego di personale esperto e mezzi specifici per tali scenari a supporto degli operatori del 118 e degli altri equipaggi di soccorso come vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Il 2017 si apre con 800.000 euro disponibili per contributi all'acquisto della prima casa, risorse regionali ingenti, con cui daremo risposta ad un'esigenza molto sentita dagli umbri. Lo dichiara il consigliere regionale Andrea Smacchi, secondo cui arriva così a compimento un percorso avviato con un emendamento da me presentato in sede di bilancio 2016, dopo l'azzeramento delle risorse statali, per stanziare 1 milione di euro per la predisposizione di nuovi bandi. Un iter che ho seguito con costante attenzione in questi mesi e con queste risorse, spiegato Smacchi, saremo in grado di emanare un nuovo
nuovo bando già dalle prossime settimane, con la prospettiva nei mesi seguenti di aggiungere ulteriori stanziamenti per venire incontro alle crescenti attese e aspettative di giovani, coppie o nuclei familiari composti da una sola persona. Si tratta, continua, di un lavoro che va in continuità con quello degli anni scorsi. Grazie ai bandi emanati nel 2014 e 2015 sono infatti pervenute 388 domande, di cui 255 ammesse in graduatoria definitiva. Le domande finanziate sono state 206, 49 le rinunce o esclusioni, con il totale di contributi erogati che è stato di oltre 5 milioni di euro. Sviluppo Umbria si desta dal torpore e mette a punto strategie per consentire all'Umbria di rilanciare il turismo. Lo chiede l'economia, lo pretendono centinaia di imprenditori e di lavoratori che pagano le tasse e rischiano di rimanere a casa per l'inerzia di una struttura incapace di contenere la disinformazione della stampa nazionale e internazionale. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Cesaroni, Marco Squarta, spiegando che alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali dell'Umbria sono stati messi in ginocchio dal terremoto e dalla disinformazione della stampa nazionale e internazionale. Neanche le festività natalizie hanno aiutato gli imprenditori a rialzare la testa, sottolineando il calo di prenotazioni in Umbria e gli ultimi mesi neri per le attività ricettive. Squarta rimarca che anche stamani c'è stata un'altra scossa e non si capisce cosa stia facendo Sviluppo Umbria per contenere le perdite dei turisti. Se le cose non cambieranno, centinaia di persone corrono il rischio di rimanere senza lavoro. Sono necessari maggiori investimenti per attrarre visitatori nella nostra splendida regione. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretto Acquesio torna puntuale tra un'ora.